Buongiorno, è con piacere che porto il saluto mio personale dell'Istituto Superiore di Sanità che ho l'onore di presiedere a questa giornata mondiale del cuore. Il tema delle malattie cardiocerebrovascolari è un tema ben noto ormai da molti anni queste malattie rimangono la prima causa di morte nel nostro paese. La mortalità è uno degli aspetti, un aspetto ancora più pesante e importante è dato anche invece dalla morbilità e dalla disabilità che queste patologie comportano nella vita delle persone. Per questo ci sono molti progetti, l'Istituto Superiore di Sanità partecipa a molti di questi e collabora con molte associazioni di pazienti e con molte società scientifiche per affrontare in maniera scientifica le varie dimensioni dei programmi per prevenire, monitorare e valutare le malattie cardiocerebrovascolari. L'enfasi, consentitemi di porla soprattutto sulla prevenzione, venendo da un istituto di sanità pubblica, è il punto estremamente importante. Abbiamo un piano nazionale della prevenzione molto attento a questo tipo di patologie, ma sappiamo che per prevenirle e per controllarne in qualche modo lo sviluppo, gli stili di vita sono un fattore importante e tutti i fattori che determinano poi questi stili di vita, quindi l'organizzazione sociale, i comportamenti, la produzione alimentare, la possibilità di fare attività fisica, le abitudini voluttuarie. Oggi è una giornata che aiuta tutti noi a focalizzare un po' l'attenzione sull'importanza di porre scelte consapevoli nel nostro stile di vita quotidiano. Grazie alle conoscenze scientifiche, grazie anche ai programmi di cui oggi disponiamo per poter contrastare questo tipo di insorgenza, ma diciamo anche controllare l'evoluzione di questo tipo di patologie. Questo è l'augurio che faccio ovviamente a tutti i partecipanti, ricordando che l'Istituto è attivo su questo tipo di argomento con i propri ricercatori ed è sempre disponibile a sviluppare nuove collaborazioni con tutti gli attori interessati, che sono le società scientifiche, sono i ricercatori, ma sono anche le associazioni dei pazienti, sono anche tutti gli amministratori che sono poi chiamati a organizzare la vita delle comunità.